Allora, ecco, io voglio cominciare con una premessa sui generatori di onde triangolare, perché questa è una cosa che ogni tanto va un pochino dimenticata. Se io prendo il modo più intuitivo di ottenere un generatore di onda triangolare è quello di prendere un generatore di onda quadra e integrarlo. Voi sapete che l'onda triangolare è l'integrale dell'onda quadra. Quindi se io prendo un generatore di onda quadra, quindi ho un'uscita fatta così, a questo punto la integro, per esempio, con un integratore di Miller fatto con un operazionale. Questo è un integratore invertente, sapete che quando l'onda quadra è alta ho la rampa discendente, quando l'onda quadra è bassa ho la rampa ascendente e mi dovrebbe venire una onda quadra della stessa frequenza, chiaramente con ampiezza che dipende dal valore della costante di tempo RC dell'integratore. Quindi questa presa qui è un'onda triangolare, ok? Quindi uno può provare a montare un circuito fatto così, se ci provate non funziona, in pratica non va, questo non è il modo in cui si fa un generatore di onda triangolare. E il motivo per cui non va è il fatto che il funzionamento viene completamente compromesso dalla presenza di correnti di polarizzazione d'ingresso dell'amplificatore operazionale. Ok? Questo segniamolo, vi faccio vedere perché, però il modo più intuitivo non funziona. Quindi viene compromesso dalle correnti di polarizzazione interne. Non di interne, di ingresso. E a dire la verità anche dalla tensione di offset e dalla tensione di offset. Dell'op-amp dell'amplificatore operazionale. Questo è effetto a volte un po' dimenticato, però diamo un'occhiata insieme e cerchiamo di capire esattamente perché. Allora, guardiamo come funziona l'amplificatore operazionale. Vi ricordate, un amplificatore operazionale reale, ora ve lo faccio grande, come questo, messo in un integratore così. Qui c'è l'onda quadra, immaginiamo che questo sia il generatore di onda quadra. Qui posso schematizzarlo internamente con un generatore ideale più dei generatori di offset, no? In particolare, cosa ci devo mettere? Vediamo un po'. Devo mettere un generatore di tensione di offset, così, un generatore della tensione di offset d'ingresso, poi ci devo mettere un generatore della corrente IB1, diciamo. E poi ci devo mettere un altro generatore di corrente IB2. Quindi che tenga in conto IB1 e IB2 delle correnti d'ingresso agli ingressi dell'amplificatore operazionale,
e V0 della tensione di offset. Vedete V0 a che cosa serve? Se io metto una tensione V di offset all'ingresso dell'operazionale reale, all'ingresso di quello ideale, siccome qui c'è una V di O messa nello stesso modo, c'è una tensione nulla, quindi l'uscita è nulla. Per cui devo mettere una tensione di ingresso pari alla tensione di offset dell'amplificatore operazionale in modo da avere zero in uscita. Quindi questo mi tiene conto del comportamento reale. Quindi il circuito nella realtà è questo: ho i generatori d'onda quadro, ma ho anche quei tre generatori. Siccome il circuito è lineare, ci vedete bene, non si vede male, vedo qualcuno sforza la vista. Aspettate un attimo, proviamo a farlo un po' più grande. Esagerato. Va bene, allora ho quattro generatori in funzione. Il sistema è un sistema lineare, quindi posso applicare il principio di sovrapposizione degli effetti e quindi studiare l'effetto di ciascun generatore separatamente e poi vedere il risultato finale prendendo l'uscita dovuta a ciascun generatore e sommando tutti gli effetti, giusto? Allora, l'effetto del generatore d'onda quadra l'abbiamo visto, il generatore d'onda quadra in ingresso all'integratore dà un'onda triangolare, d'accordo? Poi vediamo gli altri. L'effetto di IB1 è il più facile, è nullo. Perché vedete, IB1 si ripiega qui, si richiude a massa subito, quindi non ha praticamente nessun effetto sull'uscita. L'effetto di IB2 invece è molto forte. Guardate IB2. Allora immaginate adesso di aver tutto spento tranne IB2. Quindi che cosa vuol dire? Che questo nodo è a tensione nulla perché il generatore d'onda quadro è spento. Ora questo non c'è, quindi è un corto. IB2 arriva da qua. Non può entrare all'ingresso dell'operazionale perché l'ingresso dell'operazionale non assorbe corrente. Questa stavolta è ideale, no? Quindi l'unica direzione in cui può venire è questa qui. Di qua non passa niente perché questo è in corto. Il percorso che può fare IB2 è questo qui. Quindi scorre attraverso la capacità C. Se IB2 scorre attraverso la capacità C, che cosa fa? Mi carica la capacità C, quindi ho che la tensione sulla capacità C, presa con questo verso, cresce linearmente nel tempo. C'è una capacità attraversata da corrente costante, una tensione che cresce al rampo. E la tensione VC, poiché questo nodo è a tensione nulla, è esattamente uguale a V. Quindi l'effetto della corrente IB2 è questo. VU è uguale a VDT, che è uguale a VCDT, è uguale a V all'istante 0 più l'integrale nel tempo di IB2 in DT, facciamo dt primo dall'istante 0 all'istante t, questa qua va divisa per la capacità, questa è la carica complessiva sulla capacità diviso per la capacità. Quindi se IB è costante viene una rampa, viene V di 0 più IB2
per t diviso c. Questa non si ferma più e si somma a tutti gli effetti. D'accordo? Torna. Quindi in uscita io non ho solo l'onda sinusoidale, ma ho l'onda sinusoidale più una rampa. Per finire, per concludere, l'effetto di i dv di offset qual è? Anche questo, chiaramente, per come è messa la tensione di offset, se vale il cortocircuito virtuale all'ingresso dell'amplificatore ideale interno, questo nodo, quando è acceso la tensione di offset, è a tensione meno VO. D'accordo? Quindi facciamo un altro colore quando cambia la tensione di offset. Facciamo verde. Questo qui, questo segno il verde, è meno VO, va bene? Quindi, qui avevo cancellato, scusate, qui c'era, quando ho cancellato, ho rifatto il disegno, ho dimenticato di ridisegnare la resistenza. Ok. Allora, avevo ripreso il verde. Se questa tensione è 0, questo è spento, questa tensione è VO, vuol dire che qui dentro passa una corrente che è VIO diviso R, e questa chiaramente non può entrare all'ingresso dell'operazionale perché i generatori di corrente ora sono spenti, questa va tutta a caricare la capacità. Quindi avrò che, come prima in pratica, VUDT è uguale a VCDT e sarà uguale a VD0, qui dovrò mettere meno, uno su e meno VO su RC per T. Immaginando la tensione VO sia costante, faccio l'integrale nel tempo della tensione di offset, e se è costante viene semplicemente VO per T. Vedete, questo si somma a questo pezzo, perché VO può essere una quantità casuale, no? Una tensione che tipicamente varia al massimo qualche millivolt con segno positivo o negativo, quindi io non so che segno ha. Va bene. Allora, quando sommo tutto, sommando tutto, VDT viene fuori come un'onda quadra. Quindi onda quadra, scrivo senza onda quadra, più V di offset, che quella non me la toglie nessuno, quella che ho all'inizio, più IB2 fratto C meno VO fratto RC, tutto per il tempo. Quindi mi viene una rampa, no, attenzione, lineare col tempo, sovrapposta all'onda quadra. Okay. In pratica questo è deleterio, perché invece di avere, ora facciamo, io vorrei avere un'onda quadra fatta così e un'onda triangolare fatta così, scusate, alla stessa frequenza dell'onda quadra. In realtà a quest'onda devo sommare, anche supponendo che le condizioni iniziali sulla capacità siano nulle, però devo sommare una rampa, ora esagero un po', fatta così, giusto per esagerare, la ponza sarà così forte. Se sommo tutte e due le cose, che cosa mi viene fuori? Mi viene fuori un'onda triangolare che nel tempo cresce. Poi a un certo punto che succede? Si arriva a VCC, immaginate che sia questo, elettrocardiogramma piatto, no? Quindi praticamente non varia più.
No, ho scritto, ho, no, 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 ho scritto male io. No, qui c'è l'onda quadra, nell'onda quadra integrata mi diventa un'onda triangolare. Quindi questo è triangolare, qui ho sbagliato io. Ho letto quadra di qua, ho scritto quadra, in uscita ho quella triangolare. Quindi qui, ecco, questo è triangolare. No, ho fatto bene a dirmi. Cioè non è soltanto l'onda triangolare che volevo, ma poi ci si somma questa rampa. Ora, questo effetto è molto esagerato, no? Per farvelo capire, perché nella pratica le correnti sono molto basse e quindi questa rampa cresce lentamente. Però quello che succede, tipicamente, io l'attacco, dopo qualche secondo, qualche minuto, nel caso migliore, non va più. L'ho visto fare. Allora, quindi qual è il problema in questo caso? Il problema è semplicemente che va reso un pochino più robusto rispetto alle correnti di polarizzazione. Perché non era un problema nel generatore d'onda quadra, e qui è un problema? Perché ho l'integratore. Il fatto di avere l'integratore fa sì che anche se c'è un piccolo errore, ma costante nel tempo, questo errore nel tempo viene integrato e può diventare grande a piacere, no? Quindi il problema è quello dell'integratore. Com'è che lo risolvo? Lo risolvo facendo delle commutazioni che siano determinate dall'uscita, quindi in modo da controllare il valore dell'uscita. Vedete, qui in pratica non viene controllata l'uscita, nell'onda quadra viene controllata l'uscita perché la commutazione si ha in base al valore dell'uscita, ma l'integratore non la controlla più. Okay? Allora, il circuito che risolve questo fa questa operazione, cioè fa più o meno la stessa cosa, quindi c'è un comparatore all'uscita del quale si ottiene un'onda quadra, quindi un comparatore di tipo con isteresi, come si dice anche rigenerativo, qui Trigger di Schmidt, che qui mi dà un'onda quadra, chiamiamola VU1 questa onda quadra viene integrata con un integratore. Quindi fin qui assomiglia molto al caso precedente, però il ritorno è diverso. Si prende questa tensione qui e si porta in ingresso e questo si chiude. Quindi la commutazione si fa sulla base della tensione d'uscita. Ed in pratica qui la commutazione tra cos'è? Tra la tensione sul meno e la tensione sul più. Quando la tensione sul meno è fissa a zero, quindi conta la V più. La situazione è questa qui, ho VU2, R1, qui c'è V più, qui c'è R2 e questa qui è VU1. Allora, V più a che cosa è uguale? Beh, come al solito viene una partizione di tensione in funzione di V1 e di V2. Applichiamo la sovrapposizione degli effetti. Teniamo prima acceso soltanto VU1 e V2 a massa, quindi viene V più uguale R1 diviso R1 più R2 per VU1. Poi se accendo V2 e spengo V1 viene R2 diviso R1 più R2 per V2. Ok? Allora questa quantità la chiamiamo beta, come abbiamo fatto prima, e quindi questa quantità diventa 1 meno beta. Per cui questo posso scriverlo come beta VU1 più 1 meno beta VU2.
V2. Allora, e qui V1 può avere due valori, V0 o meno V0, no? Facciamo i due casi. Se VU1 è uguale a più V0, allora V più è uguale a beta V0 più 1 meno beta V2. Siccome la commutazione si ha quando V più è uguale a 0, no? Quando l'ingresso dell'operazionale passa da 0, allora possiamo dire che V più è uguale a 0 se VU2 è uguale a beta diviso 1 meno beta col segno meno davanti per V0. Ok, questo chiamiamolo VA. Quindi questa è una tensione di commutazione. Quando l'uscita arriva a VA, l'ingresso e l'operazionale, l'ingresso e il comparatore è nullo e quindi abbiamo una commutazione. Va bene? Allora, successivamente, se VU1 invece è uguale a meno V0, allora V più è uguale a meno beta V0 più 1 meno beta per V2 e quindi la commutazione V più uguale 0 si ha se VU2 è uguale a beta diviso 1 meno beta per V0 e questo chiamiamolo VB. Quindi abbiamo più o meno tutto quello che ci serve per vedere come va. Cioè sappiamo che a seconda del valore dell'uscita del comparatore, sappiamo a che tensione, perché il valore della tensione di uscita sia la commutazione. Adesso ci basta semplicemente ricordare che relazione c'è tra V2 e V1 ed è quella di un integratore. Quindi noi sappiamo che la derivata parziale di V2 la derivata di V2 rispetto al tempo è uguale a VU1 diviso RC col segno meno. Questa è la proprietà dell'integratore. Quindi quando VU1 è uguale a 0, V2 ha una pendenza nel tempo che è meno V0 su RC. Ok? Quando V1 è uguale a meno V0, la pendenza di V2 rispetto al tempo è più V0 su RC. Ok? E con questo noi siamo in grado di disegnare il comportamento dell'andamento nel tempo di tutto. Allora facciamo direi che qui possiamo mettere VU1, qui possiamo mettere VU2 e qui possiamo mettere V più. In modo che siano tutti sincronizzati. Allora, prendiamo i riferimenti che ci servono. Per la V1 di riferimenti ci serve più V0 e meno beta V0 e meno V0 perché sono quelli importanti. Per VU2 ci serve essenzialmente VA e VB, che in questo caso no,
che in questo caso direi sono uno l'opposto dell'altro e basta. Allora, vediamo un po' l'andamento del tempo. Immaginiamo di partire, scegliamo noi la condizione all'istante 0, immaginiamo di mettere V1 alto, ok, e V2 a 0. Ah, V più è determinato, no? V più, abbiamo detto, è uguale a beta V1 più 1 meno beta V2, quindi è la media pesata di V1 e V2, e quindi sarà qualcosa qua. Poi che succede? A questo punto, quando V1 è alto, V2 scende con pendenza meno V0. Meno V0 su RC. Ok? Quando arriva a 0, quando arriva, scusate, a VH è questo valore, VB è questo, a VH è il valore che ho indicato prima, abbiamo la commutazione. Quindi qui c'è la prima commutazione. Quindi vuol dire in questo punto VU1 arriva qui e qui commuta. Va bene. La tensione V più è la media pesata delle due e in pratica nel punto di commutazione, vi ricordate, abbiamo detto prima, è arrivata a 0, quindi fa così e qui arriva a 0. Poi, in questo momento c'è la commutazione, V1 vale meno V0 e quindi V2 sale a rampa con pendenza V0 diviso RC. Fino a questo punto, alla soglia nuova, perché la commutazione quando V1 è uguale a meno V0, l'abbiamo visto prima, si ha quando V2 è uguale a VB, che è questa quantità. Quindi in questo momento abbiamo la commutazione. Quindi le cose continuano così e qui sale. D'accordo? V più cosa ha fatto? Vabbè, qui quando V1 ha la transizione, ce l'ha anche V più, perché se V1 scende di meno due volte V0, V più scende istantaneamente di meno due volte V0 per beta. Quindi ha questa transizione. Questa roba qui è 2 beta V0. E poi sale anche in sarrampa e quando c'è la commutazione vuol dire che è arrivata a 0. A questo punto c'è la transizione verso l'alto di una quantità che è di nuovo 2 beta V0 e così via, no? Qui la rampa qui è di nuovo con meno V0 su RC, in questo punto c'è la nuova commutazione, quindi l'uscita del comparatore è alta finché non si arriva a questa nuova commutazione. E quindi questa anche va così. E così via. Quindi il periodo complessivo dell'onda quadra è T. Si può calcolare facilmente quanto valgono T1 e T2. In questo caso sono uguali i due semiperiodi. È abbastanza facile vederlo, no? Perché per esempio, io posso scrivere molto facilmente questo, T mezzi è uguale al percorso, all'escursione di tensione su V2, che è VB meno VA, diviso la pendenza, che è V0 su RC. D'accordo? Quindi facciamolo dopo. Quindi io so che T mezzi è uguale a VB meno VA, ok?
che è l'escursione di tensione, diviso V0 su RC, che è la pendenza. Quindi, sulla base di quello che so, VB meno VH 2 beta diviso 1 meno beta per V0, per RC diviso V0, quello che ottengo, questo e questo si semplifica, mi viene 2 beta diviso 1 meno beta per RC. Ora, beta è uguale a R1 diviso R1 più R2, quindi se vado a sostituire qui, mi viene T mezzi uguale 2 per R1 diviso R1 per R2, lo faccio apparire qui al posto dell'1, meno beta mi viene R2 per RC. E quindi, per concludere, trovo T uguale a 4 R1 su R2 per RC. Ampiezza picco picco dell'onda triangolare. È VB meno VA, cioè è 2 beta diviso 1 meno beta per V0. Per quello che ho scritto ora, verrebbe 2 R1 su R2 per V0. Quindi, scegliendo quei quattro parametri, R1, R2, RC, e V0, posso scegliere indipendentemente sia l'ampiezza dell'onda triangolare sia la frequenza. Bene. Ho una piccola variazione sul tema. Di questo è un circuito che genera un'onda triangolare controllata in frequenza, spesso si chiama un circuito del genere VCO, sta per Voltage Controlled Oscillator. Devo aggiungere un piccolo blocco per riuscire a fare un controllo della frequenza. Questo che cosa fa? Controlla la frequenza di oscillazione con un generatore di tensione. Al momento, il circuito che abbiamo visto un attimo fa, la frequenza dell'oscillazione dipende solo dalle resistenze e dalla capacità. Quindi una volta imposta è fissata. Ma con un pochino di attenzione si riesce a farla dipendere da una tensione. È abbastanza semplice, va aggiunto un pezzo che è un inverter e quindi bisogna modificare il tipo di reazione, infatti si rientra sul meno, non sul più. Quindi questo è l'integratore, il comparatore rigenerativo, e qui si deve mettere un inverter. Cioè, che cosa consiste? Si mette un circuito fatto con due MOSFET collegati a una tensione VM che sarà la tensione di controllo, no? Quindi questo è un P-MOSFET, MOSFET a canale P, e questo sotto è un N-MOSFET. Poi tutto il resto funziona come prima, devo mettere l'integratore. Il ritorno lo faccio sul meno,
perché come vedrete tra un attimo questo blocco qui inverte, e quindi per avere il segno giusto del controllo ho bisogno di rientrare sul meno. Quindi queste sono le resistenze che chiamiamo di solito R1, R2, R3 del comparatore. Quindi il primo blocco è un trigger di Schmitt, il terzo blocco è un integratore. Vediamo come funziona questo. Dunque, questo è un inverter. In logica CMOS si chiamano inverter, ne vedremo spesso. Questa è la prima volta che lo incontriamo. Però, allora, notate questo. VU1, che è l'uscita del comparatore, può essere più V0 o meno V0. Quindi, se VU1 è uguale a più V0, che cosa succede? Beh, allora, questa V0 è più grande di VM modulo, quindi se è maggiore di V0, il P-MOSFET è interdetto, e che il P-MOSFET ha una tensione di soglia negativa, no? Quindi perché conduca la tensione di gate deve essere abbastanza bassa, cioè più bassa di un certo valore. L'NMOSFET invece ha una tensione di soglia positiva e conduce se la tensione di soglia è più alta di un certo valore, d'accordo? Quindi, ecco, immaginiamo questo, che è una condizione da imporre, che quando conducano sia l'NMOSFET sia il PMOSFET siano in saturazione, quindi si comportino, siano in zona triodo, si chiama zona triodo per i MOSFET, cioè si comportino come un interruttore chiuso. Allora, che cosa succede? L'NMOS, nel caso V1 uguale a V0, l'NMOS è on, il PMOS è invece off, e quindi la tensione, chiamiamola V1, qua, che è la tensione di uscita dell'inverter e quella di ingresso dell'integratore, è praticamente meno VM. Va bene. Invece, se V, e quindi cosa vuol dire? Questa va all'ingresso dell'integratore, questo vuol dire che di VU2, aspettate, bisogna un po' di spazio, che di VU2 diviso di T è uguale a meno VM su RC, anzi meno VM, quindi viene più VM su RC. Ok? Se invece VU1 è meno V0, allora abbiamo un'altra situazione. L'NMOS è interdetto stavolta, meno V0 è più piccolo di meno VM, quindi il MOSFET è interdetto, però la tensione sul gate del PMOS è molto bassa, quindi il PMOS conduce. E quindi abbiamo che V1 stavolta, quando conduce il PMOS è un corto, praticamente V1 è uguale a più VM. Quindi se V1 è uguale a più VM, allora DVU2 su DT è uguale a meno VM su RC. Quindi abbiamo nel primo caso una rampa ascendente, nel secondo caso una rampa discendente. Quindi quando V1 è positivo la rampa è ascendente, quando V1 è negativo la rampa è discendente. Allora, vediamo le soglie, perché l'uscita V2 va all'ingresso del comparatore e quindi viene confrontata con la soglia, che è la tensione che c'è sul più. Okay? La tensione che c'è sul più è uguale a uso sempre questo, la tensione che c'è sul più, V più è uguale a, stavolta è beta per V, dove beta è sempre R1 diviso R1 più R2, no? Quindi, cosa vuol dire questo? Che se V1 è uguale a 0, V più, che è la soglia del comparatore, sarà beta V0. No? Se invece V1 è uguale a meno V0,
la soglia del comparatore sarà meno beta V0. Ok, quindi a questo punto abbiamo tutto quello che ci serve per descrivere il comportamento. Vedete, è necessaria l'inversione, perché a questo punto, quando la soglia è alta, V2 deve essere in salita, quindi deve arrivare dal meno. Se la soglia è alta, vuol dire che l'uscita è alta, V2 arriva dal basso e sale. Quando arriva a valore la soglia commuta e cambia segno. Quindi rispetto al caso precedente ho dovuto invertire. Vediamo, fa lo stesso studio che facevamo, che abbiamo fatto prima, no? Allora, mettiamo i due questo, diciamo che è V1, questo diciamo che sia V2, questo è il tempo. Allora facciamo conto che all'istante 0, no, mettiamo anche i valori di riferimento, come al solito V1 ha come tensioni notevoli più V0, questa cosa ancora non l'ho capita come funziona. V2 invece abbiamo detto è beta V0 e meno beta V0 come valori di soglia. Questa cosa qui non funziona benissimo lì. Manca una griglia qui, una griglia a cui ancorare. Allora qui diciamo più V0 e meno V0, e per V2 le soglie sono beta V0 e meno beta V0. Bene. E questo direi che lo possiamo spostare sopra. Allora, istante iniziale, immaginiamo che l'uscita sia alta del primo, e invece il secondo immaginiamo che sia scarico all'inizio, che è condizione iniziale di capacità scarica. Allora, quando V1 è alta, abbiamo che V2 ha una pendenza positiva. Ok, la pendenza in questo caso è Vm su Rc, giusto? Qui, quando raggiunge questo valore, la tensione sul meno raggiunge la tensione sul sull'ingresso positivo del comparatore, che è beta V0, a questo punto il comparatore scatta, quindi passa dal valore alto al valore basso. Quando la tensione diventa bassa, allora la pendenza dv2 su dt diventa negativa, e vi ricordate diventa esattamente meno vm su rc. Poi c'è la pendenza positiva e così via. Quindi il periodo complessivamente è questo,
e questo qui sarà il semiperiodo. Le due onde, posso dire che questo è il semiperiodo perché le due onde sono uguali, no? La pendenza è la stessa, le soglie sono le stesse, quindi l'onda è quadra. Va bene? E quindi il conto qui è facile, per esempio, guardate qua, T mezzi è uguale a che cosa? Alla variazione di tensione V2, che è 2 beta V0, diviso la velocità di questa variazione, che è Vm su Rc. Da cui ottengo che T è uguale a 4 beta V0 per Rc diviso Vm. E quindi la frequenza, che è l'inverso del tempo, viene uguale a Vm diviso 4 beta V0 Rc. Vedete che è quello che volevo farvi vedere, cioè la frequenza in questo tipo di circuito è proporzionale alla tensione di controllo, che è questa Vm. Questo è il significato di un UCO, una frequenza proporzionale a una tensione di controllo. Ci sono tanti tipi di VCO, in realtà questo è un VCO a frequenza, diciamo, particolarmente bassa. Vabbè, quindi per i generatori di onda triangolare, ecco, vediamo questi due esempi. Mi fermo un attimo, cambiamo.